Ciao a tutti bicciotti, benvenuti nel nuovo episodio di Io resto a casa, episodio 4. Secondo me oggi non ho una bella cera, per almeno due motivi. Il primo è che ho un maglioncino nero e il nero mi sta una merda. Ciao Rossella Migliaccio! Secondo motivo, non è vero che oggi sono stata a casa, cioè era arrivato il momento di fare la spesa perché non avevo più niente da mangiare, anche se effettivamente uno dei prossimi video sarà un video in cui sistemo la mia credenza con l'aiuto di una mia amica, ma lo vedrete presto. E ho capito che effettivamente qualcosa da mangiare ce l'avevo, ma ero nel panico, dovevo assolutamente andare al supermercato, volevo comprare delle cose sfiziosette visto che ho anche abbastanza fame. Quindi mi sono svegliata presto e sono tornata a casa in lacrime. Perché non so se sono io a prendere troppo seriamente il problema o gli altri a prenderlo troppo poco. E tutto questo mi ha creato un po' di panico, che poi è diventato grandi lacrime, che poi è diventato sonnellino. Quindi è tardi, sono tipo le 2:30, io di solito mangio prestissimo, ma oggi facciamo insieme la cacio e pepe. E quindi siamo nella mia straordinaria cucina. Sì, lo so che se queste mattonelle fossero di un altro colore sarebbe molto più bello. E una volta io avevo fatto una simulazione d'acquisto di tipo delle coperture di PVC per mattonelle, ma mia madre mi ha fermata dicendo: è una spesa necessaria, se tu ritieni che sia una spesa necessaria compralo, ma non ti compri un paio di scarpe o una borsa? E a me? Ma non ti compri una borsa? Non me lo deve dire nessuno. Sto per cominciare una serie di video in cui io tenterò di cucinare davanti a voi. Guglielmo Scilla, non me ne volere, io non ti copierò mai, non avrò mai neanche un briciolo della tua simpatia. E poi sono da sola, e da sola è sempre molto meno simpatico. Però sto per cucinare con voi la mia pasta preferita, pasta che tutti dicono sia difficilissima da fare, ma che... Boh, io una volta avevo trovato una ricetta di un tizio, se la ritrovo ve la lascio giù nell'info box. Tra l'altro, visto che proprio Will Wush ha anche fatto questo video, credo che l'abbia cucinata suo fratello, non mi ricordo perché l'ha fatta un po' di tempo fa. Comunque, ogni volta che dovevo fare la cacio e pepe, dopo aver visto quel video, io andavo a riguardarlo. Adesso non lo guardo più, mi sono convinta che so come si fa. Non credo, in questo video sbaglieremo tutto. Ma oggi proverò a fare con voi anche le cialde di parmigiano. Sarebbe fichissimo fare una ciotola che poi contiene la pasta, ma mi scoccia. Quindi penso che farò delle piccole cialdine da mettere un po' lì, tipo MasterChef. Per prima cosa ho già messo l'acqua nella pentola, quindi basta accendere il fornello. Il fornello sbagliato. Ho tipo una super crisi esistenziale, non mi ricordo se in questo momento devo tostare il pepe. Penso proprio di sì. Ma c'è un però: quando ho comprato il pepe in grani non potevo immaginare che non ci fosse un macinapepe, e io non ho un macinapepe, ma non ho neanche un mortaio, quindi adesso ce lo inventiamo il mortaio. Secondo me questo cucchiaio di legno è abbastanza duro. Ma secondo me è perfetto. Ad occhio, poi probabilmente sarà troppo pepato. E vado. Ma mi sta cadendo tutto! I chicchi di pepe si sono praticamente dimezzati e non è successo niente, quindi dobbiamo cambiare strategia. Cioè, io qui ho il sale rosa dell'Himalaya, ma non si può. Che sono un genio, quindi svuoterò questo sale rosa dell'Himalaya e gli metterò dentro il pepe. Perfetto! In realtà sarebbe meglio usare il mortaio, però non ce l'abbiamo. Io non voglio esagerare, quindi ne metterò questo quantitativo, che non so neanche se sia poco o tanto, per me è tantissimo, perché la cacio e pepe troppo pepata poi mi fa un male atroce. Quello che dobbiamo fare adesso è accendere a fuoco basso. E dobbiamo aspettare che si tosti da solo. Certo, la cosa un po' complicata potrebbe essere che voi magari dalla telecamera riuscite a distinguere il pepe dalla padella. Io dal vivo no. Il pepe ha cominciato a tostarsi e fa super odore. L'acqua bolle, le patate non sono buone con te. Quindi è arrivato il momento di calare la pasta. 14 minuti di cottura, ma stiamo scherzando? La pasta che utilizzo è questa. E io sono una golosa, quindi ne metto tanta. Grammi, perfetto. Prima però, con questo bruttissimo barattolo di sale che devo assolutamente cambiare, metto poco sale.
Ho acceso il mio timer, quindi posso calare la pasta. Penso che sia arrivato il momento di spegnere un attimo sul pepe per evitare che si bruci. Aspettare un secondo che l'acqua si prenda di amido e quindi fare le cialde di parmigiano. Mi sento troppo uno chef fallito. Da quello che ho capito, per fare le cialde di parmigiano servono carta forno, parmigiano e un microonde. Ne faccio tre. Perché 3 è il numero perfetto, soprattutto perché 3 per 3 fa 9. Prendo sto parmigiano. Dai, non ci credo che sia aperto così. E metto in ogni pezzo di carta forno un cucchiaio di parmigiano. Dopodiché lo schiaccio. Ma poi perché col parmigiano e non col pecorino? A questo punto dobbiamo spostarci davanti al mio forno a microonde che non so usare, quindi la situazione è tragica. Prendo un pezzettino di carta da forno col parmigiano, lo metto dentro il mio microonde. Tipo facciamo un minuto. Non so cosa succederà. Perché poi non si vede da qua. È uno schifo questo robo. Mancano solo 9 minuti e poi possiamo uscire la pasta. Stop, già secondo me è troppo. Ma già si è fatta. Sbaglio? O questa è proprio una cialda di parmigiano? Non ci credo, quindi proprio 10 secondi. In pratica si capisce che è pronta perché frizza. Siamo un po' lunghi con i tempi, ho sbagliato tutto. Riaccendo dove c'è il pepe e metto un po' d'acqua inamidata. Sbagliato tutto, forse lo devo mettere nel fornello più grande. In questo modo si forma una cremina peposa. Da questa parte invece prendiamo il pecorino romano. Sapete che a me piace molto pecorinosa. Adesso prendo un po' d'acqua di cottura e la metto qui. Un altro poco d'acqua. Allora, per me questa cremina di pecorino è troppo poca. Voglio molta di più. Una volta sapevo le dosi. Ora non più. Allora, la cremina secondo me deve essere densa così. Oh no. Sta quasi finendo il tempo. Noi qui abbiamo questa cremina alla quale possiamo aggiungere un altro poco d'acqua. Oh no. Aspetta con questo. Quando scade? Oh no, è scaduto. Quindi metto la pasta. Io la metto con questo coso che so che in teoria non serve a questo. Lo so, è tanto, non giudicatemi. Ok, forse è troppa. Semplicemente la mescolo. Troppo pepata, cazzo. Abbasso la fiamma. Siccome mi sembra poco acquosa, metto altra acqua di cottura. Soffio sulla pasta sperando che si raffreddi un po'. Il problema della cacio e pepe, secondo me, è il motivo per cui tutti dicono che è difficilissima da fare, è che la gente mette il formaggio sulla pasta con la pentola sul fuoco e quindi il formaggio si raggrinzisce. In realtà, picciotti, se mettete il formaggio lontano dal fuoco, soffiando sulla pasta, magari spostandovi anche su un altro fornello, si può fare. Se lo faccio io. Una volta mio padre ha assaggiato la mia cacio e pepe e mi ha detto: ma è buona. E quando qualcuno dice io vorrei fare la cacio e pepe, mio padre dice Gloria ne fa una eccezionale. È che io sto usando il mestolo sbagliato, lo sapevo. Metto il pecorino e mischio sempre questo robo enorme. Vabbè. Che buona la cacio e pepe, ma ricordati di non esagerare col pepe. Troppo squisita. Vai, mettiamolo tutto. Forza. Potevo mangiarne la metà visto che è pasta col formaggio. Ma no. Quando mi ricapita. Ma tanto sarà pepatissima, non si potrà mangiare. Io già lo vedo dall'aspetto. Io di solito ne metto la metà di pepe. E che volevo fare la splendida. Che splendida manina. Lo so che state già pensando a che vino abbinarci. No, picciotti, la Coca-Cola ci va con la cacio e pepe. Purtroppo non ce l'ho. Possiamo impiattare. Forza, chef. Allora, per impiattare facciamo direttamente così. Proprio quello che consigliano i grandi chef. Questo brodino. Che gusto. Giusto per decorare la cialda di parmigiano che abbiamo ricreato.
Che buona Pizzotti, speriamo che sia mangiabile, non troppo pepata. Ma andiamo a tavola. La pasta sarà a marmo perché per trovare l'inquadratura ho perso un botto di tempo. Assaggiamo. Al dente, perfetta. Un po' di pepe in meno l'avrei messo. Secondo me la difficoltà di questa pasta sta veramente nell'azzeccare la quantità di pepe. Però è gustosissima, se avessi avuto una Coca-Cola... è proprio buona. Cioè, oggi andare a fare la spesa mi ha fatto pensare a quanto in realtà io fossi veramente fortunata. Cioè, il mio lavoro, che poi ovviamente quello che state vedendo adesso, cioè io che mangio, potrebbe non sembrarvi parte del mio lavoro, ma il mio lavoro mi permette di stare a casa, quindi io posso continuare serenamente a comprare pecorino romano. Quei poveri cristi che invece mi hanno venduto il pecorino romano per poterselo comprare, oggi in una situazione di emergenza stanno dietro ad un bancone a tagliarti il salame, oppure a dirti sono 10 euro, oppure anche soltanto a mandarti un pacco a casa. Con i guanti, la mascherina, ma loro continuano a svegliarsi la mattina e hanno, no, paura, hanno il triplo della paura di noi che stiamo chiusi a casa, perché loro escono. Quindi noi lamentiamoci perché dobbiamo solo stare a casa. E comunque questa pasta è troppo buona. Anche la cialda di parmigiano è buonissima. Non ci vuole un cazzo, è buonissima. Solo che non sono riuscita a comprare tutto quello che volevo. Adesso c'è più che altro l'acqua. Anche se non l'ho portata io a casa la spesa. Adesso penso che mio padre mi lascerà un po' d'acqua. Comunque ci tenevo a ringraziarvi tantissimo perché sotto ai video mi state dimostrando un sacco d'affetto. Sono troppo contenta che il video di ieri vi sia piaciuto. Io mi sono divertita da morire a girarlo. L'unica cosa che odio dei video make-up è che sono lunghi. Cioè dipende da quanto tempo richiede il trucco che sto facendo, ma possono essere anche di 2 ore. Ho finito! Voi non mi guardate, ma io sto per leccare il piatto. Ma così poi il lavastoviglie è già pulito. Comunque picciotti, il mio voto da 1 a 10, e io sono super critica, per questa pasta è 7. Fatemi sapere qual è il vostro voto da 1 a 10 per questa pasta, se l'avete già fatta, se la fate come la faccio io, se vi è piaciuto questo video esperimento di ricetta. Questa era una cosa che sapevo fare, ma ho in programma video di cose che non ho mai fatto. Quindi fatemi sapere se vi può piacere. Se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi aspetto giù nei commenti, vi do un super mega giga bacio. E noi ci vediamo presto, tipo domani. XOXO, la retro.